Ha due mani. Per la prima volta, con questo brano, noi abbiamo delle note che devono essere suonate contemporaneamente dalle due mani. Da cosa si capisce? Si capisce dal fatto che ci sono delle note che sono scritte proprio l'una sopra l'altra. In questo modo. Nella scrittura musicale, ogni volta che delle note, due note, tre, quattro, a seconda della situazione, sono scritte proprio una sopra l'altra, vuol dire che vanno suonate contemporaneamente. In questo caso, quindi, insieme la destra e la sinistra dovranno suonare le proprie note, il Sol con la destra e il Do con la sinistra. Per esempio, i due mignoli, 5 e 5. Qui invece saranno i due pollici che suoneranno insieme, il Do per la destra e il Sol per la sinistra. E così via. Avremo sempre delle note che le due mani devono fare insieme, tranne in quest'ultimo caso. Qui abbiamo una legatura che unisce questi due Do della mano sinistra e li fa diventare una nota sola. Per cui, come abbiamo già visto in altre situazioni, noi suoniamo il primo Do e teniamo il tasto premuto fino alla fine senza suonare nuovamente questa nota, ma facciamo finta che ci sia una nota soltanto che arriva fino in fondo, che è la somma di queste due note messe insieme. Suono il brano.